l'urgenza dell'ammodernamento. A presiedere i lavori il presidente del Centro Studi Esercito, generale Salvatore Farina, già capo di Stato Maggiore dell'Esercito, a moderare il dibattito il dottor Alfredo Macchi, vice capo redattore esteri di News Mediaset, inviato in zone di guerra. La tavola rotonda odierna è visibile anche in streaming sul sito web Difesa Online e via intranet per il personale dell'Esercito. Il Centro Studi Esercito ringrazia per il supporto lo Stato Maggiore dell'Esercito e la Direzione di Difesa Online. Prima di dare l'avvio ai lavori, una breve presentazione del Centro Studi a cura del dottor Marchi. In particolare vorrei ringraziare il tenente colonnello Davide Marini che mi ha contattato molto in questi giorni. Mi fa molto piacere essere qui a moderare questo dibattito. Io in passato ho vissuto indimenticabili esperienze con i nostri soldati nelle varie missioni all'estero. Non dimenticherò mai delle notti sotto il cielo stellato dell'Afghanistan nelle FOB. E ho apprezzato sempre tantissimo la professionalità dei nostri uomini, la loro umanità. E poi all'improvviso la storia ha cominciato a correre. Abbiamo visto quello che è successo in Afghanistan, abbiamo avuto una pandemia che ha visto le nostre forze armate in prima linea e dal 24 febbraio è cambiato tutto. Eravamo abituati ad avere le forze armate come deterrenza in Europa, a pensare che serviva averle ma non le avremmo mai usate. Oggi ci troviamo di fronte a un mondo completamente cambiato per sempre, che ci pone delle questioni importanti e con un tempismo davvero perfetto il Centro Studi dell'Esercito, che è un'associazione di liberi pensatori che in qualche modo insieme allo Stato Maggiore ragiona e pone le questioni sulle criticità del.
Dovessero più studiosi l'industria privata, l'industria che si occupa di sicurezza e tecnologia e l'esercito, le forze armate, per esempio nei test, per esempio nello sviluppo di determinate tecnologie, si potrebbe superare una certa latenza e ritardo. Andrete a dire chi lavora proprio nell'industria della difesa, dove si trova Marco Francesco, che è il direttore sviluppo business di BDI Italia, che lo ricordo è il consorzio europeo che costruisce missili e tecnologie per la difesa. Ha sentito i temi che ha indicato in particolare il professore e la seconda domanda. Oltre ovviamente a chiedere che cosa possiamo fare per far funzionare meglio il sistema paese rispetto ai problemi della sicurezza, le chiedo anche che cosa ci sta insegnando quello che accade in Ucraina, in particolare su quella che è la difesa europea e su tutto il resto. Thank you.
si occupa proprio di tecnologie, si parla di intelligenza artificiale, ma ci sono anche le nanotecnologie, ci sono le biotecnologie, insomma, stiamo andando davvero verso una rivoluzione, quello che avrei sfondato sul campo, le informazioni che gli devono arrivare e l'addestramento che viene richiesto. Che cosa state facendo?
Per un comandante, l'introduzione di sistemi robotici e autonomi nel tessuto di una compagnia fucilieri comporta sfide, opportunità e cambi di mentalità. La campagna di sperimentazione, attraverso esercitazioni in ambiente sintetico e di realismo delle prove sul campo, ci permette di trovare la migliore combinazione tra le capacità e l'esperienza dei soldati, con il vantaggio operativo fornito dalle tecnologie e delle piattaforme robotizzate. La campagna di sperimentazione sta mettendo in evidenza come la combinazione soldato-sistema robotico autonomo migliori la consapevolezza della situazione, del sostegno logistico in aderenza e la protezione dei miei uomini e donne. Sta a noi adesso trovare la migliore alchimia tra procedure tecnico-tattiche e tecnologia per esaltare il vantaggio operativo nell'ultimo miglio di combattimento. Per operare fianco a fianco a una piattaforma robotica, il rapporto di fiducia soldato-macchina è fondamentale. Il forte realismo della sperimentazione ci permette di comprendere al meglio le potenzialità offerte, fidandoci della tecnologia e facendoci vivere le situazioni di maggior rischio, aumentando la nostra protezione, la mobilità e la letalità. Grazie.
Thank you.
pubblica questi elementi che ha evidenziato. Allora, la senatrice Pirotti, se ci sente. Questa è la senatrice, ecco, senatrice, allora lei è stata il ministro della difesa di questo paese, prima donna nella nostra storia, e conosco molto bene le nostre forze armate, che ha sicuramente una visione anche di quella che è la situazione a livello europeo. È la sensazione che abbiamo anche comunque la parte di noi in questo sviluppo di una difesa comune, continua a farla la Germania e la Francia, che il nostro paese sia un po' marginalizzato. È una percezione reale o no? Intanto buongiorno a tutti e mi complimento per questa iniziativa molto interessante e anche importante, perché oltre ad un dibattito fra gli addetti ai lavori si è voluto coinvolgere il Parlamento in modo anche diffuso, e questo credo che sia molto utile, perché se c'è uno dei limiti del nostro paese per quello che riguarda la difesa, che poi si ripercuotono anche sulle scelte, è il fatto che di questo tema per molti anni si è cercato di non parlare, pochi se ne sono occupati in Parlamento, e a livello di opinione pubblica il tema invece era un tema considerato, diciamo, da non dibattere, da non avere l'attenzione, che questo è un po' anche un problema a volte dei media, mentre invece è un elemento fondamentale dello Stato la difesa, ed è giusto che ci siano i decisori politici che abbiano contezza e possano fare queste scelte, e che ci sia anche un'opinione pubblica informata. Premetto questo e non è un trono rispetto alla domanda che mi è stata fatta, perché il ruolo di un paese è determinato anche da quanto quel paese sente importante quel tema, quindi il fatto di avere più cultura della difesa in modo diffuso può rendere anche l'Italia più forte in questo senso. L'Italia non è protagonista? No, io non lo direi. L'Italia allora è chiaro, ci sono anche paesi capacità di essere dal punto di vista anche di investimento. Insomma, la Germania ha deciso, cambiando addirittura una legge, inserendo una legge costituzionale, di immediatamente investire 100 miliardi in più per quanto riguarda la propria difesa, un passaggio che faccio in queste dimensioni l'Italia non si può consentire. Quindi ci sono anche paesi diversi determinati dai paesi diversi del paese, la Francia da molto più tempo investe in modo più consistente dell'Italia sulla difesa, è l'unica ad avere ancora la capacità nucleare, quindi ci sono questi elementi. Però non direi che l'Italia non ha agito da protagonista, anzi posso dire che la prima PESCO, quindi il primo progetto di cooperazione rafforzata, nasce molto su spinta italiana, e l'Italia è sempre dei gruppi di destra che in qualche modo governano anche quelli che sono passaggi importanti a livello europeo. Oltre ad essere, non ce lo dimentichiamo, sempre dai principali contributori delle missioni, sia a livello NATO, sia a livello Unione Europea, sia a livello ONU. Questo per dire che il nostro paese fa la sua parte. Qual è il limite? In parte lo ha toccato anche Fabio Massimo Castaldo. Cioè, noi abbiamo bisogno, per incidere di più, di essere più coesi e agire di più come sistema paese. Questo per avere anche più relazioni, più capacità di relazione e di programmazione tra quello che è il funzionariato di Bruxelles, diciamo, chi va a ricoprire i posti importanti in Italia, quindi sia a livello politico ma sia a livello anche tecnico, ci vuole una strategia. Questa gli altri paesi ce l'hanno, e da questo punto di vista, se c'è un limite per esempio l'Italia, che rispetto al proprio peso spesso non ricopre a livello di istituzioni europee e gli incarichi che corrispondono al peso e all'impegno che l'Italia ha. E su questo quindi dobbiamo pensare di diventare molto più strategici insieme al fatto di lavorare di più come insieme di paese, perché se noi spingiamo, e io sono convinta, verso una più forte difesa europea, è chiaro che molte decisioni potranno essere assunte di più anche a livello d'Europa, ed è importante che l'Italia in queste decisioni ci sia. Quindi questo è un lavoro che dobbiamo fare e dobbiamo fare tutti insieme. Ecco, sono Patrizia Pignotti, però ricordiamo lei anche Presidente della Commissione Difesa del
parla di un 6% dei fondi appena destinato al rinnovo del parco mezzi e soprattutto ci troviamo di fronte a un rinvio ennesimo di questa scadenza che era quella del 2024 per portare al 2% del PIL le spese per la difesa di altri 4 anni. C'è, secondo lei, in questo momento una consapevolezza nel mondo politico che forse non possiamo più rimandare alcune scelte e che dobbiamo essere pronti di fronte a questo nuovo ordine mondiale? Noi abbiamo avuto dei tagli incredibili, diciamo, sulla difesa in particolare, a partire dal 2008, poi ce n'è stato uno successivo, diciamo, intorno al 2012, se non ricordo male, tagli veramente forti che hanno fatto male e che hanno in quel momento reso il bilancio della difesa assolutamente non equilibrato, perché da un lato tu avevi il personale che ovviamente dovevi continuare a pagare, da un lato avevi gli investimenti che in qualche modo erano tutelati perché erano fuori dal quadro di stabilità, perché comunque c'erano gli interessi dell'industria, perché comunque erano impegni pluriennali, quindi in qualche modo già definiti, e quindi che cosa ha patito? Ha patito in modo incredibile, però la parte riguardante l'esercizio, quando si parla di esercizio per quello che riguarda le forze armate si intende manutenzione e addestramento, quindi due fattori assolutamente fondamentali, cioè non ha alcun senso pensare di aumentare il parco mezzi e non avere poi gli strumenti per mantenerlo, perché vuol dire diciamo una spesa minima, una spesa sciocca, quindi sono stati fatti dei tagli veramente molto molto significativi. E questi anni, soprattutto devo dire che diciamo, è stato importante per questo il lavoro che ha fatto il governo in questa legislatura, si è cominciato a implementare. Ora specifichiamo meglio questa data del 2024. Il documento della NATO è un documento diciamo di impegno e di prospettiva, non è una data per cui un impegno doveva essere sottoscritto in quel modo, altrimenti l'avremmo dovuto fare. Nel documento si dice chi si impegna nel 2024 a arrivare con la spesa del 2%, tenendo conto anche delle condizioni del paese. In realtà poi in Italia si è sviluppato questo dibattito abbastanza paradossale, per cui sembrava che con un ordine del giorno si potesse portare la spesa del bilancio della difesa al 2%. Non è così, bisogna fare il bilancio, bisogna fare le leggi di stabilità. E in ogni caso anche un incremento che sarebbe stato davvero consistente, con un salto così forte, fatto in un modo così rapido, è anche un modo per programmare meno bene quelle che potrebbero essere l'evoluzione delle spese. Quindi non è che sia dilazionato di nuovo, è sensato il fatto che l'obiettivo rimanga diventi impegnativo per tutti, ma che venga fatto con grande senso. Io credo che il progetto che ha fatto il ministro Guerini sia un progetto diciamo sensato in cui ci si arriva e ci si arriva anche nel modo migliore per spendere le risorse. Rispetto al tema dell'esercito, è vero, rispetto ad altre componenti, in questi anni è stata quella che in qualche modo è stata maggiormente penalizzata. Perché comunque per la Marina c'è stata la legge navale, perché comunque per l'aeronautica ci sono stati progetti importantissimi come l'Eurofighter e l'F-35, mentre l'esercito quasi che il tema della forza terrestre fosse un tema non più particolarmente attuale, è stato in qualche modo meno sostenuto. E quindi è giusto che in questo momento mettiamo uno sguardo specifico sulle esigenze. Tra l'altro voglio citare una frase che ha detto recentemente in commissione il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Serino, dice: le guerre si combattono ormai nelle 5 dimensioni operative, ma si decidono sempre nella dimensione terrestre. Mi sembra una citazione utile anche rispetto al dibattito di tutta la mattina, e io credo quindi che in questo momento sia fondamentale rispondere a questa capacità, ed è stato detto anche nel panel precedente, ovviamente in cui le forze terrestri, utilizzando tutte le dimensioni, diventano centrali. Purtroppo lo stiamo vedendo anche in quello che succede in Ucraina, nello scontro con l'Ucraina e la Russia, con l'importanza delle forze terrestri. Quindi abbiamo in questo senso da sostenere l'esercito, e credo che anche un'iniziativa come questa serva a comprendere di più quelle che sono le esigenze e perché queste esigenze vanno sostenute.
campo della difesa europea.
esercito e da quello che vediamo anche tutti i giorni in televisione in Ucraina, ci stiamo rendendo conto che oggi i soldati sul campo devono avere delle capacità, un addestramento e delle attrezzature quasi da forze speciali. Ormai davvero è un modo di fare la guerra molto più complesso e avanzato rispetto a quello che solo pochi anni fa pensavamo. Il terzo panel, programmi terrestri, capacità e risorse, vedrà con noi, oltre al generale Farina che ci tiene compagnia per tutta la mattinata, l'onorevole Roberto Paolo Ferrari, membro della Commissione Difesa della Camera e anche membro della delegazione parlamentare presso il Consiglio d'Europa. Buongiorno. L'onorevole Guido Crosetto, che è presidente dell'AIAD, la Federazione delle Aziende Italiane per l'Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza. Poi abbiamo il generale Corpo d'Armata Pietro Serino, capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Buongiorno. Poi ci darà una risposta sulla domanda che c'era stata fatta in chiusura del secondo panel. E l'ingegner Claudio Cataldo, che è l'amministratore delegato catalano, scusate, amministratore delegato di Iveco Defense Vehicle, società per azioni. Ci introduce a questo panel il generale Farina con le slide. Non c'è. Tratti naturalmente da fondi di difesa. Sotto vedete che la spesa pro capite per italiano è di 428 euro, al di sotto del 18% a quelli che sono i livelli medi della NATO. E chiaramente da alcuni anni, come è stato detto in precedenza, è in miglioramento l'afflusso di risorse, però vedete lo sbilanciamento è qui è complessivo, funzione difesa con personale che sono di 60, investimento vedete che è abbastanza buono complessivamente, però il mantenimento, l'esercizio è quello lì che è anche ancora più penalizzato. Se andiamo a vedere l'esercito invece nella prossima slide vediamo che questo è ancora in peggioramento, perché naturalmente è fondato sul personale, però poi sul 78% dell'intero budget è una percentuale assolutamente alta, ma non perché sia alta la spesa per il personale, perché è bassa la spesa per l'investimento e per soprattutto, come vedete, l'esercizio, il mantenimento, il 6% famoso di cui tanto si è parlato, ma anche l'investimento il 16%, e questo qui è un dato di livello il più alto credo raggiunto negli ultimi anni. Sotto capitalizzazione quindi dell'investimento e del mantenimento in efficienza dei mezzi. Un confronto con gli altri paesi eserciti ci vede alquanto sbilanciati. Ecco, se, ma gli altri eserciti cosa fanno? Ecco, sono messi molto, molto meglio di noi. Tradotto in parole povere, se andiamo alla prossima diapositiva, è questo: se potessimo comprare al supermercato per ammodernare tutto l'esercito italiano, sono in vendita, andiamo a comprare quanto ci vuole, abbiamo computato nello studio del centro studi circa 45 miliardi di euro per prendere tutti i mezzi e sistemi nuovi. E chiaramente questo, sapete, non è possibile, perché bisogna pianificare, programmare, sviluppare, ricercare, poi produrre, eccetera eccetera. Per ammodernare questo lo strumento terrestre così come oggi, con l'attuale ratio di afflusso di risorse, ci vorrebbero, perché a furia di andare così, si rinnova, se va bene, ogni 43 anni. È sostenibile questo? Assolutamente no, perché un mezzo che si introduce adesso non può durare
43 anni, ma soprattutto poi la lentezza dell'immissione fa sì che poi le forze non siano mai complete, quindi sempre semi capaci e quindi non efficaci, e quindi senza dare risposte importanti a quello che è poi la domanda di difesa e di sicurezza. Quindi l'ammodernamento risulta credibile se e solo se è contenuto nell'arco del ventennio, e quindi se si divide significa che in media annuale per la parte investimenti alla forza armata terrestre, quindi prendendola a sé stante, dovrebbero essere dedicati 2,25 miliardi di euro. Questo tradotto proprio in questioni finanziarie. Se guardiamo avanti, chiaramente i livelli attuali in media sono molto inferiori. Se guardiamo, poi lo dirà bene quindi di Gia Serino, questi sono non in ordine priorità, ma gli elementi emersi poi dallo studio. Ci sono ovviamente presenze già note da completare, tipo per esempio quello del sistema individuale al combattimento, che esiste, è un programma che è stato contrattualizzato, però poi bisogna completarlo fino a dare a tutta la componente operativa la capacità al singolo combattente di proteggersi, di difendersi e di operare la massima sicurezza. Così come bisogna completare la parte forze medie, i centauro c'è, ci sono, bisogna accelerare la produzione e così via, con tutto il completamento della linea freccia delle forze leggere e le forze pesanti. Lo dirà poi il capo di Stato Maggiore, c'è un gap da colmare, e poi dopo ci sono le novità, mini e micro droni e contrasto ad essi, importante, cyber e quella elettronica, sistemi robotici autonomi, eccetera, sono altre importanti. Se questi non vengono completati alcuni o rinnovati e modernati completamente gli altri, c'è un rischio, il rischio è quello di non sapere, non poter rispondere ad emergenze che non sono solo tensioni e quindi c'è bisogno di deterrenza per andare in Lettonia oppure in Bulgaria o dove eccetera, per dimostrare la capacità in ambito alleato, in ambito nazionale, ma il rischio è che se per caso oltre alla tensione eccetera, c'è proprio una richiesta di intervento, non può l'esercito italiano, che ha il compito di difendere, di provvedere alla sicurezza insieme alle altre forze armate, non può e non potrà rispondere, cioè io non posso perché eccetera. Non bisogna, quindi questo è interesse del cittadino, interesse delle istituzioni e interesse dell'Italia. E qui è l'introduzione di questo parere. Grazie, io credo che il primo che forse dovrà rispondere a queste interessanti analisi è un esponente dei decisori del mondo politico, l'onorevole Paolo Ferrari, Commissione Difesa e della Delegazione Parlamentare al Consiglio d'Europa. Questa analisi è abbastanza forte, cioè ci dice davvero che qualcosa non va. Come possiamo intervenire? Allora, l'analisi è un'analisi cruda, ma... scusate. Perfetto, scusatemi. Dicevo che l'analisi è un'analisi cruda, ma fotografa una realtà che abbiamo conosciuto fin dall'inizio di questa legislatura. E però devo dire che questa legislatura, forse nella sua particolarità, ha permesso un'inversione di tendenza. E lo evidenziava bene quella slide in cui sul bilancio della difesa si evidenziava come la spesa per gli investimenti fosse al 31% di questo rapporto, ed è una immagine, penso, sull'ultimo bilancio della difesa. Ma se noi andassimo indietro di 2-3 anni, quella percentuale, quella fetta si sarebbe ridotta di molto, e la spesa invece sul personale ulteriormente cresciuta, segno di un'inversione di tendenza. Certo è che questa inversione di tendenza deve fotografare una inversione e una maggiore disponibilità di fondi sia sugli investimenti, ma naturalmente poi sull'esercizio, sul mantenimento, che sia costante, perché la necessità principale, oltre a quella delle risorse per la forza armata, è la programmabilità nel tempo, altrimenti tutto il castello crolla. E qui mi ricollego a un citato ordine del giorno che è stato richiamato durante il dibattito da parte di altri colleghi.
e un ordine del giorno che è stato presentato alla Camera dei Deputati a mia prima firma, ma sottoscritto, sottolineo, da tutti i capigruppo dei gruppi parlamentari presenti in Commissione Difesa e dal Presidente della Commissione Difesa Rizzo, che andava oltre un tabù, quello di parlare della spesa negli investimenti, della spesa da destinare al settore della difesa, al famoso 2%, ma che lo faceva in maniera come dire, mirata, sensata, oculata, nel senso di dire quel 2% è un obiettivo che dobbiamo raggiungere, non dobbiamo più come dire, avere il timore di parlarne, dobbiamo farlo secondo le capacità del Paese e dobbiamo però farlo in maniera progressiva e costante, senza più avere tentennamenti e ritorni al passato. E fu fatto proprio sull'inizio della crisi dell'Ucraina, quindi in un momento in cui ancora non avevamo la visione prospettica di quanto sarebbe durata questa situazione. Evidentemente poi la situazione adesso si è palesata e sappiamo che gli investimenti in questo settore nel prossimo futuro, se non il 2%, addirittura dovrebbero superarlo. Il nostro Paese non deve più avere il timore di dire che queste risorse devono essere destinate a un settore così importante, perché altrimenti prima abbiamo avuto la pandemia e ci siamo scoperti fragili e deboli nel settore della salute e della sanità. Adesso la crisi ucraina ci fa scoprire, nonostante i gridi di allarme siano stati lanciati per tempo, però fragili da questo punto di vista, e anche il cambio di paradigma di una guerra convenzionale che pensavamo oramai archiviata, invece ci fa ritornare a pensare che le forze terrestri debbano, come abbiamo sottolineato, sacrificate nell'ultimo periodo, debbano avere un investimento crescente, costante e che possa far tornare a competere a livello di disponibilità con tanti altri eserciti alleati. Ecco perché lei fa benissimo a dire c'è stata un'inversione negli ultimi anni e abbiamo portato gli investimenti al 31%, ma quello è su tutte le forze armate. Se vediamo il dato delle forze terrestri, 16% è un dato che segnala che si è rimasti indietro invece. Assolutamente sì, è drammatico. Io grazie al centro studi della Camera ho anche fatto fare una analisi interessante su quelli che sono stati i molti programmi d'arma che abbiamo avviato all'interno di questa legislatura e che la Camera dei Deputati, la Commissione Difesa, ha licenziato, ha approvato perché potessero essere poi contrattualizzati. Di questi, molti sono destinati al settore terrestre, ma si vede la parcellizzazione delle risorse su tanti investimenti, tutti necessari, ma che vedono poche risorse ad essere destinate, quindi di fatto poi la poca incidenza e la poca attuabilità di queste programmi nell'esercizio della forza armata stessa. Quindi le maggiori risorse che dobbiamo reperire in quell'indirizzo di arrivare tendenzialmente al 2%, naturalmente dovranno essere destinate al riequilibrio anche sulla componente esercito per quanto riguarda le dotazioni strumentali e nel mantenimento, perché poi lo diceva bene qualche altro collega prima, non possiamo dotarci di mezzi, forse la Presidente Pinotti, che poi non possiamo mantenere, sarebbe paradossale avere questi strumenti se poi non li possiamo e non li manteniamo in efficienza. Certo, non si può fare passo più lungo della gamba, ma non si può anche rimanere fermi mentre il resto del mondo va avanti. Grazie, io mi rivolgo a questo punto all'ingegnere Catalano, Claudio Catalano, amministratore del Iveco Defiance Vehicles. Che cosa insegna quello che stiamo vedendo in questi giorni in Ucraina per quello che riguarda le forze terrestri, le loro dotazioni, le tecnologie che vanno sviluppate e come si può colmare questo ritardo che abbiamo in Italia? Insieme per creare un attimo un punto di partenza comune. Se
guardiamo le forze, le veicoli di esercizio, le piattaforme di esercizio del nostro esercito, possiamo vedere subito veicoli da combattimento ruotati, abbiamo Centauro e VM cingolati, abbiamo Ariete, quindi sostanzialmente quattro piattaforme di veicoli da combattimento. Poi andiamo al Lince, quindi veicoli multiruolo, e poi passiamo alle piattaforme tattico-logistiche. Ora, se partiamo dalle cose più semplici, di Lince ne abbiamo 2000, circa 2000. Se li volessimo rinnovare, stando un po' ai numeri che abbiamo visto, li volessimo rinnovare in un arco di 25 anni, quindi se decidessimo della vita media di 25 anni, che è ben superiore a quello che abbiamo detto ora, vorrebbe dire che noi regolarmente dovremmo avere un sistema in grado di produrre 80 Lince all'anno per garantire una continuità di rinnovamento. Se prendiamo un'altra piattaforma come il UM90, ne abbiamo circa 3000, questo per rinnovarlo anche in 25 anni parleremo di 120 veicoli all'anno. Se andassimo sulle piattaforme tattico-logistiche, quindi quelle che chiamiamo vulgarmente camion, anche su questo saremo su un'esigenza per un rinnovamento di 20-25 anni di ciascun veicolo, saremo comunque su quantitativi di 250-300 macchine. Lei tenga conto che noi solo la Svizzera, il Paolo della Svizzera, forniamo 250 camion all'anno per l'esercito svizzero. Alla Germania ne forniamo 300-350 insieme a un altro competitor. Quindi, se vediamo la situazione d'Italia, ricollegando tutto quello che è stato detto precedentemente, noi negli anni che vanno dal 2012 al 2016 sostanzialmente non abbiamo quasi fornito piattaforme logistiche, si sono interrotte anche le forniture di IBM, quindi abbiamo avuto una situazione in cui effettivamente c'è stata un'interruzione fondamentale. Se andiamo sui veicoli da combattimento, quindi Centauro, UBM, Ariete, Dato, e ci poniamo il tema di qual è l'arco temporale in cui queste piattaforme vengono concepite, in cui si deve dare una capacità all'esercito e soprattutto qual è l'arco temporale in cui dobbiamo mantenerle moderne, dobbiamo modernarle per poter rispondere ai moderni contesti. Allora, prendendo spunto non soltanto da quello che abbiamo fatto in Italia, ma diciamo da quello che abbiamo visto fare anche con altri eserciti, non ultimo l'esercito americano, la prima parte di concept della piattaforma, dobbiamo porci un obiettivo, come fanno molti eserciti, di avere circa 5 anni di gestazione, tra quando la piattaforma viene pensata dallo strumento militare e quando la piattaforma viene omologata. E generalmente tra i 5 e i 6 anni l'industria fornisce questa capacità all'esercito. Se guardiamo la nostra storia, veicoli come la Centauro, come il Dardo, come l'Ariete, più o meno seguono questa logica. Dopo circa una ventina d'anni, non di più, tendenzialmente tra i 15 e i 20, la piattaforma deve essere accompagnata. Stiamo parlando di piattaforme da combattimento. Ecco, se guardiamo quello che stiamo facendo oggi, secondo me si può anche dire che dei buoni segnali ci sono, perché sull'Ariete lo stiamo facendo. L'Ariete è una macchina della seconda metà degli anni 90, siamo un pochettino in ritardo, ma siamo partiti di fatto. Sul Dardo non riusciamo a farlo, per un tema tecnologico, ma dobbiamo anche riconoscere che il Dardo è una macchina che è nata negli anni 80, di fatto, per quanto poi sia stata adottata successivamente. Sul VBM lo stiamo facendo, perché nonostante sia nata nel 2007, stiamo già partendo con un progetto di rinnovamento. Quindi diciamo che con le risorse disponibili, effettivamente questo concetto di necessità di modernare le piattaforme sta gradualmente, è sempre stato chiaro l'esercito, però è importante che sia evidente, insomma, per tutti. E tenere le piattaforme in esercizio, soprattutto le piattaforme più complesse, non è soltanto importante per quello che è stato detto fino ad oggi, perché chiaramente sarebbe una perdita di valore per quello che il paese ha investito, ma c'è un altro aspetto industriale.
si tiene attiva la catena dei fornitori, si tiene attiva le competenze tecniche che servono a gestire questa piattaforma nel ciclo di vita e soprattutto a gestire tutte le obsolescenze che questa piattaforma inevitabilmente incontra nel corso degli anni. C'è un altro aspetto che è molto importante. Le piattaforme in esercizio devono essere il banco di prova delle nuove tecnologie. Per poter stare al passo con i tempi non si può pensare a un certo punto di voltare pagina e fare un veicolo completamente nuovo, ma che è nuovo anche in tutti i sottosistemi, perché altrimenti vengono fuori programmi di sviluppo troppo lunghi, c'è troppo rischio, c'è troppa novità, new content come lo chiamano gli americani non esiste. Quindi è fondamentale pensare che le piattaforme di esercizio continuino a vivere e loro devono essere banco di prova per la sperimentazione di nuove tecnologie. Nei prossimi anni sarà inevitabile vivere e soffrire di una tempesta tecnologica molto significativa. Ci sono tecnologie di cui oggi parliamo, ne ha parlato il generale Sangri poco fa, che effettivamente oggi non sono mature ancora per l'impiego, ma lo diventeranno. E noi non possiamo immaginare di avere un lancio di nuove piattaforme ogni volta che ci sarà una nuova tecnologia o un nuovo sistema di missione nel Quindi noi negli anni, questo lo abbiamo capito già un po' di anni fa, lo abbiamo capito con il progetto Fanec che è stato citato prima, perché ci siamo resi conto che alcune piattaforme per poter integrare alcuni sistemi di comunicazione e di osservazione dovevano essere effettivamente progettate. Per fare questo un altro punto fondamentale è detenere il design core della piattaforma. Un paese come il nostro, che siede nel G7, non può, a mio avviso, pensare di non detenere la design authority delle piattaforme che sono in esercizio dell'esercito italiano. Perché la modifica di una piattaforma, l'integrazione di nuovi sistemi di combattimento, passa necessariamente per l'autorizzazione e la validazione di chi alla fine è l'ultimo garante dell'assetto completo di fronte al cliente. Quindi pensare di venir meno a una responsabilità di questo, che la nostra industria difesa venga meno a una responsabilità di questo tipo, vuol dire immediatamente non essere più in grado di garantire al nostro esercito la capacità di definire le proprie configurazioni e di definire le configurazioni anche in accordo con la dottrina di impiego. Perché se sempre pensiamo alle tecnologie del futuro, abbiamo parlato stamattina anche di intelligenza artificiale, la gestione di un sistema management prevede comunque, ne parlo di software, ne parlo di intelligenza artificiale, però tecnologia, la gestione di un sistema management prevede comunque un cambio radicale della dottrina dell'esercito, della dottrina dell'operazione. Questo a mio avviso non si può pensare di fare prendendo un sistema e implementandolo, ma è un sistema che deve crescere con una estrema vicinanza tra la componente industriale, tecnica e Le faccio una domanda per capire meglio come si potrebbe migliorare il gap che abbiamo evidenziato pianificando magari in maniera diversa gli investimenti da parte del sistema Italia sul fronte difesa. Allora, sicuramente bisogna, avendo chiaro l'esigenza di ogni singola piattaforma, bisogna comunque pensare, aver chiaro che c'è un rinnovamento fisiologico e già questo pilota una base di investimenti necessari per il rinnovamento delle piattaforme. L'altro punto è che bisogna lavorare fortemente sulle nuove tecnologie, quindi sui nuovi sistemi di dati, sui nuovi sistemi di comunicazione, sui nuovi sistemi di osservazione e sperimentarli con contratti o attività di limitato diritto, perché dobbiamo capirli, dobbiamo testarli e poi devono diventare elementi che vengono poi successivamente integrati e diventano parte di un programma di lavoro. Questo è quello che sarà sicuramente la soluzione, anche perché come si vede dai recenti contesti, effettivamente ci sono minacce che inedite, non abbiamo mai visto nei
nella nostra storia minacce di un certo tipo noi non abbiamo, oggi non ci sono ancora sistemi d'arma strutturalmente adeguati e modernizzati per resistere a determinate minacce. Va fatta molta sperimentazione, va fatta una sperimentazione operativa, cioè noi possiamo fare una grande parte come industria, ma è fondamentale fare la relazione con l'esercito e con il cliente finale, anche perché è lui che sa come applicare quali sono le minacce in certi contesti, dopodiché integrare gradualmente sul quadro esistente. Quando il quadro esistente non è più in grado di fronteggiare le minacce, passiamo anche. Grazie, in pratica un sistema un po' più snello e flessibile di ricerca e sviluppo della progettualità. Io giro un po' queste considerazioni al Guido Crosetto, che è il presidente della Federazione delle Aziende Italiane Aerospazio, Difesa e Sicurezza. Abbiamo visto come gli investimenti, soprattutto per le forze terrestri, siano rimasti al palo, abbiamo visto come invece serva in tempi stretti un adeguamento alle nuove tecnologie. Siamo pronti? L'industria è pronta perché ancora oggi continua a essere una delle industrie con la miglior qualità tecnologica e capacità manifatturiera al mondo. Non abbiamo il livello tecnologico degli americani, diciamoci pure, non possiamo averlo anche visto a paragone delle risorse, ma abbiamo una capacità che ci fa essere tra i primi 6 paesi al mondo, sia nel settore aeronautico che terrestre che navale, in alcuni più, in alcuni meno. Tutte queste esistono. Manca ancora l'idea di cosa vogliamo essere e di come vogliamo esserlo, sia a livello italiano sia a livello europeo, perché alla fine serve una visione, no? E poi dopo la parte tecnica, cioè, intendo le forze armate, la implementano. Dove vuole arrivare l'Italia, qual è il livello di sicurezza che vuole avere l'Italia? Dico, faccio proprio, la banalizzo al massimo. Con quanti carri armati assicuro la sicurezza alla nazione? 50, 60, 200, 100. E adesso, rispetto a quelli che avevano l'Ucraina, noi non so quanti carri armati efficienti abbiamo adesso. Se lo dicessimo, lo raccontassimo, li paragonassimo con quelli turchi o anche solo quelli egiziani, probabilmente il 90% degli italiani a casa si chiederebbe, no? Si stupirebbe. Pensano magari che ne abbiamo migliaia, mentre invece siamo ampiamente sotto i 100, quanto probabilmente ancora dei mezzi pesanti. Quindi qual è il punto, qual è l'ambizione che ha questo paese, cosa ritiene giusto per noi? Così come serve una visione europea, no? All'interno dell'Europa. Prima l'ingegnere Catalano parlava di design authority, no? Ci vado verso Giovanna Serino e dico, sai, parlare di design autonomi, che è giustissimo, e noi come aziende non possiamo non parlarne, e poi parlare di difesa europea, no, di industria europea, è una cosa che bisognerà mettere d'accordo. Probabilmente dovremmo pensare, l'idea è sua, gliel'ho rubata, a una design authority europea che poi vale alle varie aziende europee per svilupparla. E anche lì, sì, e anche lì quella è una cosa che bisogna decidere prima, no, nella parte immaterial, per riprendere quella che... Nella parte materia c'è, anche lì c'è bisogno di una visione. Io sono convinto, questa ve la butto lì per le vostre riflessioni, i prossimi anni saranno anni che serviranno per togliere importanza agli uomini. Mi spiego. Nel confronto che io vedo, sempre più serrato, tra Stati Uniti e Cina, l'unico fattore in cui in questo momento gli Stati Uniti soccombono sono il numero di persone. Per cui la spinta, secondo me, delle forze armate per la difesa del futuro sarà a rendere ininfluente il numero di persone. E anche questo deve essere una cosa che, se si ritiene sia vera, su cui bisogna agire nelle linee.
significa avere probabilmente molte più piattaforme armate, significa avere molta più tecnologia, ma d'altronde anche questa guerra ucraina dimostra che tu puoi superare alla grandezza dei numeri quando hai una superiore tecnologia. Cioè due carri armati che si confrontano non sono uguali, se uno ha più tecnologia, parte prima, arriva prima, vede prima, spara prima. Cioè, è come avere due armi completamente diverse, no? Così come l'intelligenza artificiale è probabilmente molto più veloce nella reazione di quanto non sia un uomo, anche perché non ha sentimenti e agisce su dati immediatamente. Per cui probabilmente queste saranno le sfide, no, tecnologiche che su quelle piattaforme che dicevi prima noi dovremmo integrare, no, con sperimentazioni sempre più frequenti e sempre più innovative. Non esisterà un carro probabilmente senza un collegamento col satellite, non esisterà un carro che non abbia più, ne parlavo prima, con il 5G, e quindi probabilmente ci sarà anche necessità di una rete 5G che non sia quella commerciale, ma che sia sicura, che quindi sia. Per cui parliamo di scenari che si rinnovano giorno dopo giorno, per cui occorrono sì risorse, che sono sempre fondamentali, sì una decisione politica di investire in un settore, e questa mi pare ci sia, ma occorre poi metterla in pratica, calarla a terra. E lo può regalare la terra, poi ho finito perché sto arrivando alla fine, sulle forze terrestri, perché alla fine, lo dicevo prima, recupero le parole che la senatrice Pinotti ha citato, citandole in generale, alla fine parti per terra, per aereo, ma alla fine sulla terra scendi, sempre a livello terrestre deve arrivare, come dimostra anche questa volta. E anche lì, questa guerra ha cambiato, no? Quello che noi pensavamo fino all'altro giorno. E anche lì, quindi, noi come Italia, che abbiamo pensato che l'esercito sì, fosse una cosa che quasi ci portavamo dietro perché eravamo affezionati, no? All'esercito, invece alla fine, come avevano, a me l'avevano già ampiamente dimostrato le missioni internazionali, cioè, e poi anche in Afghanistan eravamo per terra, ci serviva tutto, ma alla fine i piedi erano quelli per terra. E quindi l'esercito ha un ruolo fondamentale. Dirò di più, ha un ruolo anche qua innovativo, perché l'altra cosa, è un'altra cosa che vi lancio, no? più che dire una cosa, vi lancio delle provocazioni. Ha un ruolo innovativo, perché l'altra cosa che a me ha colpito dell'Ucraina è la capacità di mettere di moltiplicare i difensori. Cioè, se tu vieni attaccato, uno Stato deve avere, come hanno tutti quelli che hanno una riserva selezionata, dalla Svizzera a Israele, la capacità di moltiplicare i difensori. Cioè, non contare solo su quei professionisti, ma la capacità di far trovare un possibile difensore. E questo è un altro compito dell'esercito, secondo me. Cioè, quello di occuparsi di una possibile moltiplicazione, nel caso estremo di invasione di terra, mettendo in campo, la butto lì, le forze, lo dico generale Carlo, anche le forze di polizia, no? Con un addestramento magari ad hoc di 15-20, quello che sarà necessario all'anno, cioè, ma far capire e far conoscere che questo paese non è un paese che si difende solo con 120.000 persone, no? Ma può mettere in campo in caso di difesa 700.000 persone, ha un effetto dissuasivo non indifferente, ed è una delle cose che ad esempio ci insegna l'evoluzione degli ultimi anni. Per cui, ripeto, io ringrazio il generale Farina per questo, fin dall'inizio ho seguito l'evoluzione del centro studi dell'esercito e fino all'inizio ho detto che l'esercito doveva avere il coraggio, lui se lo ricorda, di chiedere di più, no? Serino lo sa perché con lui lavoriamo da anni. Penso sia il momento, ci sono le condizioni politiche, le condizioni culturali, le necessità reali e c'è una preparazione che ha dimostrato gli interventi del generale. Stiamo ancora generale Gatto, il presidente Gatto ieri. Il generale Catalano, c'è la possibilità per l'industria italiana di rispondere in modo effettivo e molto veloce, molto più di altre industrie che sono abituate a muoversi con meno velocità perché hanno sempre avuto più mezzi. Grazie Crosetto. È chiaramente interessante la sua analisi sul futuro che vedrà i numeri degli uomini contare meno, però indubbiamente quello che stiamo vedendo è che meno risorse dovranno essere molto più
preparate, più capaci, più addestrate, e questo naturalmente pone delle scelte importanti per un paese. Vado dal generale di Corpo d'Armata Pietro Serino, che è il comandante di Stato Maggiore dell'Esercito e quindi il diretto responsabile poi di quello che sarà la capacità delle nostre forze di terra. Stiamo osservando l'efficacia sul campo in Ucraina di un modo diverso di combattere da quello che è stato per tanti anni il modello seguito da quasi tutti i paesi. Oggi abbiamo una flessibilità sul campo, dei soldati che vengono usati per ruoli diversi, abbiamo questi battle group, per esempio, formati da unità diverse messe insieme che si muovono all'unisono. Qual è la lezione che dobbiamo trarre e dove siamo carenti oggi sulle nostre forze armate? Forze di terra. Il tempo dirà, vediamo di concentrare, avrei mille cose che mi piacerebbe raccontare, dire. Ma parto quindi dalla sua domanda. Io sono convinto, così come che le guerre poi alla fine si decidono a terra, che di un'altra questione, cioè che le guerre si combattono con principi antichi, e quando dico antichi intendo millenari, molto antichi, però per poter prevalere deve avere la capacità di utilizzare ciò che la tecnologia ti mette a disposizione e associarla a procedimenti operativi innovativi. Quindi l'innovazione non è nei principi, ma è nelle modalità e nei mezzi. E quindi, per tornare proprio alla tua domanda, se parliamo di battle group, i battle group sono saliti alle glorie dei media nazionali negli ultimi mesi, però senza voler andare troppo nel tempo, sono invenzione dei tedeschi nel secondo conflitto mondiale, l'anno fatto, e i prodomi si erano già visti alla fine della prima guerra mondiale. Quindi, non sono novità. La novità sta, come mi piace dire, esprimendosi per immagine, nei compagni di viaggio. Se vado sempre a un altro classico studioso di cose militari, sempre in quel periodo della seconda guerra mondiale precedente, che è Heinz Guderian, la sua capacità di capire che l'innovazione non era il carro armato, ma era il sistema che aveva al suo centro il carro armato, ha permesso ai tedeschi di avere una fase iniziale della seconda guerra mondiale, è successo in tutti i fronti dove hanno combattuto. Oggi mi piace dire che lo Stuka, che allora accompagnava il carro, è stato sostituito dal drone, quindi dal velivolo unmanned, e così come la radio, che all'epoca consentiva di coordinare le formazioni corazzate, è stato sostituito dalla capacità satellitare. Quindi la piattaforma, tornando a una cosa che ho sentito prima, c'è sempre, è fondamentale, perché un sistema di sistemi non può che basarsi su un elemento centrale, e lo è ancora il carro armato, lo stiamo vedendo appunto in Ucraina. Quello che dobbiamo capire e comprendere è che i suoi compagni di viaggio si sono evoluti, sono cambiati, e oggi gli consentono di fare cose che una volta non poteva fare o faceva in modi diversi. E quindi questa è una considerazione che mi sento di dire. E a questa mi allaccio, se posso, di cagare un attimo, per condividere con tutti quanti, tra l'altro saluto, mi sono scordato, sono partito subito con la risposta, una cosa ringrazio il Presidente del Centro Studi Esercito, tutti i presenti, tra cui ci sono tanti miei maestri della mia vita professionale, qual è forse oggi a mio avviso la esigenza principale dell'esercito italiano? Non è tanto quello di ammodernare un sistema, che è sicuramente un obiettivo importante, ma che se volessi usare la tecnologia militare categorerei come un obiettivo tattico, ma è quello di contribuire a creare le condizioni intorno a questa attenzione di tutto il sistema paese e intorno alle forze terrestri per generare un partner di riferimento industriale nel settore terrestre che oggi manca alla forza. E penso che non manchi solo la forza armata, ma manchi al paese, perché per poter fare
gli accordi internazionali, per poter giocare in una squadra internazionale deve avere il giocatore, se non ha il giocatore non ci può giocare con la squadra. Penso che ci sono molte industrie che lavorano nel settore terrestre, fanno tutti quanti prodotti di eccellenza, molti adottati anche da eserciti alleati, però sono molteplici. Penso che se potessi esprimere un solo desiderio, mi piacerebbe un domani vedere tutte queste realtà unite in un'unica struttura societaria che dia particolare forza al settore terrestre e alla capacità di soddisfare le esigenze della forza armata. Invece, tornando al panel, il principio che mi chiede di esprimere delle sensazioni, delle esigenze concrete, devo dire che ho trovato, quando ho assunto questo incarico, una serie di programmi già lanciati, di cui mi sono preso correttamente, ritengo, la responsabilità di portarli avanti, che in particolare riguardano le forze pesanti. Stiamo lavorando su questo, ci sono opportunità importanti davanti a noi. Prima è stato citato il programma di ammodernamento del carro Ariete. Forse nella scelta del carro eccellente negli ultimi 20 anni, abbiamo perso 20 anni per ammodernare ciò che avevamo, e questo è un primo passaggio anche per consentire alla nostra industria di riprendere capacità che negli ultimi anni aveva in qualche modo messo da parte. Spero entro la fine dell'anno che le commissioni parlamentari di difesa di Camera e Senato abbiano la possibilità di esaminare il programma del nuovo veicolo della fanteria, e su questo qui quindi proseguo su una strada di intraprendenza. Un altro settore dove a mio parere dobbiamo investire molto, è stato citato prima, poiché calcisticamente tutti quelli che hanno vinto gli studenti dicevano che la prima regola è non prenderle, quindi voglio fare l'allenatore anch'io per 5 minuti. È un settore dove dobbiamo investire molto, è quello della protezione delle forze. La protezione delle forze che oggi lo stiamo vedendo in Ucraina si esplicita attraverso la disponibilità di un sistema antistrato, dopo le parole di un precedente panelist, che vada dal contrasto della minaccia missilistica fino al contrasto della cosiddetta minaccia RAM, cioè di rocket, artillery e missile, passando per tutto ciò che c'è in mezzo, compreso tutto il contrasto ai mini e microorologi. È un'esigenza importante, non partiamo da zero, però ci sono dei settori su cui abbiamo dei ritardi che dobbiamo colmare. Su questo poi si associa a mio parere un altro settore, che anche questo stiamo vedendo in Ucraina, molto significativo e sta tornando molto in evidenza, che è la capacità di generare effetti cinetici a distanza. Nel passato era una funzione che affidavamo ad altre componenti dello strumento militare interforze, mi viene da ricordare l'Airland Battle degli anni 70-80, che era una dottrina dell'Alleanza Atlantica. Oggi la tecnologia, ci mette a disposizione dei sistemi per poter contribuire in maniera determinante a questa capacità, e quindi penso che la terza priorità delle forze pesanti, l'ordine e la capacità di difesa integrata, sia quella di potenziare le capacità dello strumento terrestre di colpire a distanza, quindi diciamo oltre i 100 km, quindi quella che dottrinalmente si definisce come l'area delle seconde schede. Ci sono mezzi, ci sono sistemi e ci sono anche tecnologie in cui l'Italia ha un know-how importante, e quindi questo penso che sia il terzo settore su cui come Forza Armata dobbiamo lavorare e puntare. Generale, le devo girare la domanda che era stata fatta prima. Abbiamo perso questo programma NEC, che fine ha fatto? No, non abbiamo perso. I programmi hanno tutta una storia, iniziano, finiscono e poi si guardano i risultati che ci hanno portato. Allora, il programma della Forza NEC, il primo concept of paper è stato scritto tra la fine del 2006 e l'inizio del 2007. E in qualche modo aveva a che fare con una dimensione operativa che al momento non si sapeva esistesse, o almeno non era stata ideata in termini strutturali, che era la dimensione cyber, perché di fatto di quello stiamo parlando, della capacità delle forze di utilizzare quella dimensione come un moltiplicatore di effetti e di
Il programma, diciamo, in termini di capacità di allocazione delle risorse finanziarie che sono state prese disponibili ha completato l'opera un anno e mezzo, 2 anni fa circa. Chiaramente la progettualità sono tuttora in corso, quindi non è ancora ultimato nella sua interezza. Per vedere cosa ha prodotto Forza NEC, dovremo organizzare, magari con il contributo del Centro Studi Esercito, una giornata di visita alla Brigata di Merolo. Io ci sono tornato dopo parecchi anni, appena assunto l'incarico, un anno fa circa, e vedere il posto comando di divisione e di brigata digitalizzato all'opera è effettivamente interessante se uno lo guarda con l'occhio di 5 o 6 anni fa, non tanti di più. Una cosa che mi ha colpito è come viene approcciato oggi dal nostro personale. Si comincia a vedere il fatto che i giovani ufficiali di staff appartengono a quella generazione cosiddetta digitale nativa e quindi hanno una facilità di utilizzare quegli strumenti, una capacità di renderli efficaci che i loro colleghi un pochino più anziani non appartenevano. E quindi questo è un bene, perché significa che siamo arrivati in tempo a far incontrare chi aveva l'attitudine mentale a integrare anche quei sistemi con la disponibilità del sistema. Però penso che la cosa più importante di Forza NEC, che ricordo era un programma di concept development and experimentation, quindi non era un progetto che doveva generare sistemi, ma doveva operazionalizzare delle idee, è in quello che abbiamo imparato. Prima l'ingegner Tarano ha per esempio detto, e condivido assolutamente, che lo sviluppo delle piattaforme, le capacità di renderle allo stato dell'arte non può essere affrontato di tanto in tanto, deve essere un processo continuo e questo in qualche modo abbiamo imparato attraverso Forza NEC. Così come un'altra cosa abbiamo imparato è che alla base di tutto, principalmente del concetto di sistema di sistemi, anche qui lo abbiamo sentito dire durante il primo panel, c'è la disponibilità di una capacità software che leghi tutto quello che serve di dover impiegare per poter conseguire l'obiettivo. Quindi anche se come tutti i programmi Forza NEC ha avuto un sacco di momenti, diciamo, complicati, complessi, anche tante persone che si sono chieste correttamente più volte se era un progetto costo efficace, il progetto comunque è andato avanti, si sta per concludere e penso che abbia fornito dei risultati importanti e quantomeno le basi per poter discutere in maniera efficace delle cose che abbiamo affrontato nel panel di oggi. Grazie generale, questo ci fa anche capire appunto come si deve progredire magari con dei sistemi che siano aggiornabili in qualche modo, un po' come i nostri telefonini, no? Che a un certo punto possiamo rinnovare il software per tenerli al passo. Lei ha fatto una considerazione, vorrei girare brevemente a Guido Crosetto, quando parlava, auspicava una unità della nostra industria della difesa per pesare di più in qualche modo poi nelle scelte anche in campo europeo e internazionale. Crosetto è il presidente della Federazione delle Aziende Italiane Aerospazio, Difesa e Sicurezza. Abbiamo questo peso o c'è bisogno che dietro ci sia il paese? Le aziende italiane hanno un peso sia tecnologico che di dimensione rilevante. Ripeto, non siamo paragonabili con quelle americane, ma anche perché parliamo di un bilancio che non è paragonabile col nostro, ma parliamo di un comparto difesa che esporta oltre l'80% della produzione, per cui il mercato di riferimento delle aziende nazionali è 4/5 l'estero, quindi dal punto di vista tecnologico penso che intendesse intendesse il fatto che alcuni grandi investimenti richiedono anche dimensioni maggiori e quindi una capacità, ma mi pare che sia l'obiettivo che stia perseguendo, poi non dovrei parlarne io, non c'è nessun altro, tanto via il sottosegretario Boulet, che stia perseguendo il governo in questo momento, mi pare che sia una discussione che tenga conto della possibilità di un accordo sostanzialmente con Francia e Germania sul futuro carro europeo, ma che abbia come centrali non solo le aziende franco-tedesche ma anche
Leonardo, Iveco Defense e le aziende italiane che nel settore hanno operato. Proprio per questo mi aveva ispirato la sua idea di una design authority europea, perché sarebbe il modo di superare anche i confini aziendali, no? Per cui di trovare un modo di far cooperare aziende diverse all'interno di uno stesso progetto. È molto interessante. Sarebbe quello di parlare a Guerini, perché è la soluzione di un problema, perché mettere insieme aziende diverse, non lo fai né in un anno, né in un mese, né in tre, cioè, non è che prendi i veicoli e dici, vabbè, grazie, hai rotto le scatole, adesso c'è Rheinmetall. Cioè, sono tanto per capirci, ecco, sia perché non ci converrebbe dal punto di vista nazionale perdere una capacità di questo tipo, no? Sia perché occorre un progetto che tenga Ottomanara, Leonardo, l'elettronica italiana e l'elettronica di Iveco. È un progetto che sollevi il problema dal problema aziendale, lo porti sopra, probabilmente una soluzione di questo tipo probabilmente è l'uovo di Colombo, no? Perché sarebbe più facile trovare un accordo che va preso immediatamente, ma ripeto, io poi non potete chiedere a chi rappresenta l'azienda, io penso che esco dal discorso militare che abbiamo fatto fino ad oggi, o noi difendiamo con unghie e denti la capacità produttiva di questo paese, oppure non so chi produrrà ricchezza da tassare nei prossimi anni, siccome il presupposto dell'esistenza di uno Stato è che esista una ricchezza che puoi tassare e redistribuire, io sono per difendere la capacità di questo Paese di continuare a produrre ricchezza, siccome l'industria della difesa è una di quelle tecnologicamente più avanzate che ne può produrre più anche in prospettiva, sono per scusate, ma io la difenderò fino alla fine, fin quando potrò. E poi stiamo parlando comunque di tecnologie e ricerca che in qualche modo garantiscono la sicurezza dei cittadini, quindi questo fronte oggi l'abbiamo sotto gli occhi quanto diventa attuale. Allora io intanto vi ricordo che c'è un intervento che è stato messo nella cartelletta dell'onorevole Gianluca Rizzo, presidente della Commissione Difesa Camera, che non ha potuto essere qui con noi ma ha scritto un testo che è allegato alla cartelletta. Volevo ringraziare anche l'onorevole Salvatore De Idda che ci ha seguito anche senza intervenire ma è rimasto in prima fila. Vi chiedo se ci sono altre domande o altri punti che vogliamo toccare anche dal pubblico, se no, ecco, ce n'è uno, se no poi passiamo alle conclusioni perché abbiamo toccato tanti temi e abbiamo bisogno di chi ce li condensi in un pensiero per chiudere. Per chi non mi conosce, sono la mascherina, sono il generale di Corpo d'Armata per glielo concediamo tranquillamente. Penso che dopo questa ottima disamina di argomenti organizzati dal Centro Studi dell'Esercito ci arriva un messaggio, ce l'avevamo già per la verità, un messaggio di urgenza, vorrei dire di impellenza, di attenzione verso la componente terrestre. Allora io vi chiedo e chiedo, ma questo messaggio quanto tempo durerà? Avrà modo di essere tradotto in, tanto per parlare dell'industria, di firmare, avrà modo di portare un salto di qualità, per esempio sul processo integrativo dell'Unione Europea, senza il quale penso che siano un po' questi nostri discorsi comunque destinati a trovare dei forti limiti. Abbiamo parlato ad esempio della frammentazione della domanda, ma c'è la frammentazione dell'offerta, per cui abbiamo industrie qui difficile rinunciare, come ci ha ricordato il dottor Crosetto. Perché rinunciare a questo vuol dire licenziare persone, ci si riconvertono, prima di riconvertire passano qualche decennio. Ecco. Allora io vorrei porre questa domanda sperando di ottenere qualche risposta. La risposta è che facciamo presto. Cosa dobbiamo fare per fare presto? Per dare modo di mettere in gioco queste presumibili maggiori risorse, questa possibilità di sostenere veramente questo sforzo di ammodernamento dell'esercito, non soltanto sistemi d'arma, ma anche i provvedimenti che riguardano il personale. Grazie. La ringrazio, mi pare che lei abbia condensato un po' la domanda che emerge da questa mattinata di lavori. Io credo che forse più titolato per darci una risposta sia il generale Farina, che invito a tirare un po' le somme di questa densa giornata di dibattito. Sì, grazie. Grazie a tutti. Sarò brevissimo, visto i tempi,
Io direi a conclusione, poi chiaramente risponderò al quesito del già capo di Stato Maggiore generale Fraticelli. Io direi che gli obiettivi che ci eravamo posti per questo convegno-conferenza, possiamo dire noi siamo soddisfatti e spero che lo siate anche voi, perché l'obiettivo era quello di divulgare e di approfondire. Uno studio era stato fatto dal centro e abbiamo visto che a livello istituzionale e politico, a livello rappresentanti del Dicastero della Difesa, dal sottosegretario capo di Stato Maggiore della Difesa e naturalmente al capo di Stato Maggiore dell'Esercito, a livello dell'industria e del settore e degli esperti del settore tecnologico, ci sono stati degli apporti, un arricchimento durante il dibattito e durante le esposizioni, un'integrazione anche a quello che poi emergeva dallo studio in certi spunti che noi abbiamo annotato e che riporteremo poi negli allegati allo studio come atti della conferenza. E qui c'è quello lì che prima il generale Fraticelli, ma anche il generale Serino, un po' tutti quanti direi, dalla presidente Pinotti al sottosegretario che in modo assai incisivo stamattina ce l'ha detto, cioè bisogna andare avanti, il presidente Crosetto poi ha detto c'è la volontà politica, ci sono le risorse, caliamo a terra questo. Allora la risposta alla domanda del generale Fraticelli mi permetto di darla come centro studi, sperando, ma sono convinto che l'ha detto prima il generale Serino, c'è che cosa fare. Allora se ci sono più risorse, immediatamente bisogna accelerare la produzione di quello che già sappiamo che ci serve. Se ci sono 27.000 circa contrattualizzati, sistemi, soldato sicuro, e i soldati invece sono 80.000, ebbene si facciano contratti affinché si acceleri questa produzione e tutti i nostri uomini e donne siano protetti, siano sicuri, capaci di ingaggiare eventuali avversari. Se c'è il Centauro 2, che è un mezzo di eccellenza assolutamente importante, che è unico quasi nel suo genere, specialmente nell'arco delle forze medie, ed è in produzione, adesso non ho il conto di quanti sono stati, l'ingegner Catalano mi potrà dire, ma ho perso il conto perché non li seguo adesso da qui, ma sicuramente se ce ne servono 150 non possiamo prenderne 5 all'anno, perché altrimenti ci vorranno 30 anni, ne dobbiamo prendere molti di più per avere questa capacità. Quindi immediatamente bisogna impiegare risorse su quello che si sta producendo, che è già stato certificato e che serve all'esercito. Quindi questo è poco ma sicuro, così completando la linea di freccia con il comando e controllo e tutto quanto. Dopodiché poi dopo si avvia in parallelo immediatamente ovviamente tutti quei discorsi sulla ricerca, sviluppo eccetera, per cercare di essere all'avanguardia, di prevenire i tempi, e poi bisogna lanciare e quindi andare ad ammodernare quello che è possibile, quindi facendo in fretta anche per alcune componenti pesanti, cioè poi dopo andare a mirare, penso che lo Stato Maggiore dell'Esercito l'ha già fatto insieme allo Stato Maggiore della Difesa, a completare il gap, quello che ha citato il generale Serino, delle forze pesanti, della capacità di protezione a tutto spettro, quindi compresi i mini e i micro UAV, quindi dotarsi e anche contrastarli, e poi l'ultimo aspetto che è importantissimo è quello lì dell'efficacia del fuoco a distanza, e quelli lì potranno essere di medio periodo, ma medio periodo significa che poi devono essere compresi quei 5-6 anni che ci vogliono poi per arrivare al primo quadro più, quello che ha citato il capo di SMD, elicotteri, ed è una grande realtà, è una grande eccellenza italiana che ha Leonardo, e quindi su quello poi restare quello che sarà il future effettica lì, quando verrà, quando sarà maturo e tutto quanto. Quindi c'è la strada, e quindi calare a terra tutto questo, come diceva il presidente Crosetto, si può e si deve. Quindi c'è urgenza, assolutamente, impellenza, c'è l'esigenza e c'è la volontà. Quindi siamo sulla buona strada, ma bisogna insistere, perché come dicevo prima, questo bisogna reiterarlo e bisogna portarlo su tutti i tavoli possibili, sia italiani che internazionali ed europei. Su questo io, se permettete, ringrazio il dottor Macchi, ringrazio tutti quanti per la partecipazione, per il contributo dato, e quindi il centro continuerà a fare dei suoi studi. Ho accennato quello che sarà il prossimo, sicuramente potremo parlare sia di addestramenti, tutta una serie dal conflitto in Ucraina, ma anche da altri conflitti, e poi ci
orienteremo su altri temi che sono già emersi anche durante questo dibattito settoriale e poi nel prossimo autunno. Grazie ancora a tutti, veramente. Quindi adesso passo la parola a lei. Io ringrazio il generale, ringrazio gli ospiti e gli organizzatori e anche chi ci ha seguito con grande attenzione. È giusto e importante ragionare, affrontare questi temi come fa il Centro Studi Esercito. È importante parlarne come abbiamo fatto oggi. Qualcuno prima diceva di queste cose non si poteva neanche parlare fino a qualche anno fa, ma credo che sia molto importante agire, perché è vero che il nostro paese ripudia la guerra, ma quello che stiamo vedendo che è accaduto nel cuore dell'Europa ci deve far capire a tutti che dobbiamo essere pronti a difendere le nostre libertà, le nostre democrazie, e che uno strumento militare è fondamentale per un paese. Auspichiamo tutti che finisca prestissimo questa terribile guerra e che torni la pace, ma non possiamo rimandare alcune scelte importanti che riguardano i nostri uomini impegnati nella difesa. Grazie a tutti davvero. Gli ospiti che si vogliono intrattenere sono... Viene sempre da chiamarlo onorevole. Va bene, è un titolo che uno si porta dietro.